Si è svolta domenica a Cetraro, nel Teatro Comunale, l'Assemblea Generale dell'ANCI, convocata dal Presidente Regionale dell'Associazione Salvatore Perugini, per discutere di politiche ambientali, con particolare riferimento ai recenti allarmi relativi al comprensorio tirrenico, dove è stata scoperta la cosiddetta nave dei veleni. Scopo dell'Assemblea, ha dichiarato Perugini, è favorire una discussione che porti all'assunzione di iniziative comuni a sostegno dei territori interessati. Il Sindaco di Cetraro, Giuseppe Aieta, alla luce dei nuovi sviluppi sulla vicenda delle navi a perdere, ha chiesto che venga riconosciuto lo stato di emergenza per l'economia locale, messa in ginocchio dalla pubblicità negativa, e la rimozione del relitto al fine di eliminare qualsiasi altro dubbio sulla sicurezza ambientale. Va constatato che la maggior parte dei sindaci calabresi ha dato forfè all'invito del presidente ANCI, non presentandosi alla riunione, il che ha dato l'impressione di un incontro sterile e pregiudicato per lo più dall'indifferenza dimostrata, almeno in questo caso, da molti dei primi cittadini del territorio.